riammissioni, cessioni, contestazioni. Sì, è un bel momento, dai, impegnativo, però devo cercare di rimanere calmo e portarle avanti tutte, perché comunque sono tutte importanti, fondamentali. Quindi speriamo, intanto pensiamo a oggi, perché oggi è veramente una giornata importante per il nostro futuro. Ecco, sul versante della cessione del club si continua a parlare tanto, ma quali sono effetti, qual è lo stato attuale della situazione? Ma guardate, allora io vorrei dire che intanto purtroppo è iniziata un po' in uno stato avanzato della stagione. Questo credo che è quella cosa che sta portando più problemi, perché abbiamo cominciato questa cosa, se non mi sbaglio, verso il 10-15 di giugno. Quindi è chiaro che in 20 giorni, 30, non è facile completare le due diligence e quant'altro. Ad oggi abbiamo fatto un comunicato ieri sera, proprio perché ho pensato che era doveroso comunque ripartire con un nuovo allenatore. Comunque c'è la cessione, è vero, ma c'è anche la stagione sportiva da preparare. Ho rimandato di qualche giorno per cercare di capire se si chiudeva. Quando ho capito che non si sarebbe chiusa a breve, allora ho deciso di ripartire da oggi, di contrattualizzare mister Baldini, e comunque intanto il Perugia va. Poi dopo vediamo con queste persone che spero che, come dicono loro, a breve riusciranno a concludere la situazione. Quindi è tutto nelle loro mani, possiamo dire così? Beh, no, diciamo che è tutto nelle mie mani, perché sono io che cedo, però è il problema che bisogna che tante cose vanno chiarite. Tanto, signori, penso che abbiate capito ormai qual è la situazione. Quando si saranno tutte chiarite, vediamo insomma come si procederà, che poi tra l'altro avevo chiesto anche altre diciamo garanzie anche sul progetto sportivo, insomma. Però questi adesso sono discorsi, signori, che lasciamo un attimino da parte la cessione, pensiamo al Perugia adesso, concentriamoci, oggi c'è un ricorso importante. La scelta di Baldini a questo punto l'ha detto, è ufficiale? Sì, Baldini è qua con noi, è arrivato, è ufficiale. E guarda, noi avevamo già insieme a Giugliarelli scelto il mister. Abbiamo aspettato qualche giorno, come sapete tutti, per questa situazione. Ad oggi è arrivato, è molto felice, gli abbiamo fatto vedere un po' tutto. E credo che stia ancora facendo il giro della sede. E niente, speriamo bene. Un allenatore scelto perché? Perché fa un calcio propositivo, vogliamo tornare a giocare a calcio. Io credo che questa piazza ha bisogno comunque di un allenatore che abbia delle idee calcistiche diverse da quelle che abbiamo portato avanti negli ultimi 2-3 anni. Non è una polemica, per l'amor di Dio, a me il calcio piace tutto, perché nel calcio conta vincere, al di là di come si gioca e come ci si arriva a vincere. Però dopo un po' di anni così abbiamo scelto un allenatore che intanto come principi è giocare a calcio, è un calcio propositivo, poi vediamo quello che riesce a fare. Ultima cosa, poi lascio spazio ai colleghi, sul versante squadra a questo punto quindi bisognerà ovviamente fare qualcosa, no? Sia in entrata che in uscita, insomma c'è un progetto definito? Certo, come tutti gli anni, però è chiaro che in questo momento, senza capire che categoria faremo, il mercato quest'anno sarà complicato, perché non ci dimentichiamo che comunque ci sono ancora due fasi di giudizio, quella di oggi e il TAR, che mi sembra che è fissato il 1° agosto. Quindi questa forse è la cosa più difficile di